Eder, Mac, Pallister. Io forse ero quello che con Greta era un po' più duro sul fatto che Greta dovesse seguire delle cure, che Greta poi stava seguendo quando era in famiglia e poi ha smesso di seguire quando poi si è fidanzata con Gabriele. Ci sono almeno 3 testimonianze del fatto che Greta si fosse lasciata col fidanzato, e una è del 29 maggio, quando Greta dice al cugino Dona Pier Giorgio, quello che doveva comprare la casa, che voleva tornare a casa dalla famiglia e che non stava più con Gabriele. Poi c'è un'altra testimonianza del il 2 o il 3 di giugno della signora Vivetta, che è l'amica di Greta con i capelli riccioli, che dice che in spiaggia, quando erano a mangiare quel famoso toast, gli ha detto che non stava più con Gabriele e si sentiva abbandonata. E un'altra testimonianza che non è ancora uscita, ma che io ho, del 19 gennaio 2023, del cugino di Greta, di Erba, che racconta che Greta è stata cacciata da Gabriele in quanto ha inscenato, diciamo, un suicidio quando stava ancora in casa di Gabriele a Como, a Cadorago, e lui l'ha cacciata di casa. Greta, non sapendo dove andare, ha dormito 2 notti in macchina da sola a Erba, dopodiché si è trasferita a Portotolle perché era l'unico posto dove aveva la casa ancora di sua proprietà, per cui ha deciso di trasferirsi lì. Attenzione, c'è un altro dato secondo me molto importante, che i Lietti, ex fidanzato di Greta, dopo la scomparsa di Greta, contatta Alessandro Scabin per chiedere ad Alessandro di uno zainetto di Greta, e gli è anche specifica questa cosa. Quando Alessandro trova una borsa, dice: è questa? E dice: no, però lì dentro ci sono documenti, cioè sta cercando dei documenti da Alessandro Scabin, quel documento che cerca forse l'ex fidanzato da Alessandro è proprio un nuovo testamento fatto da Greta che possa escluderlo, capiti? Cioè questo che voglio dire. Poi nella famosa denuncia, che possiamo smontare veramente punto per punto, parla anche delle telecamere di un ponte, quando poi l'accesso a Portotolle si può fare da 2 ponti e il secondo non ha telecamere, quindi potrebbe essere entrato chiunque anche dall'altro ponte. Ricorda mio cugino che quando si è presentato dal notaio aspettando Greta e ha trovato Gabriele Vietti dal notaio, Gabriele non le ha fatto assolutamente accenno al fatto che doveva incontrare Greta il giorno prima, che dovevano trovarsi a Verona, eccetera. Cioè, stai parlando di una persona che non si trova, non sai dov'è, e non dici al cugino: guarda che dovevo vedermi con Greta ieri, non è arrivata. No, non ne accenna proprio. Questa cosa compare solo il giovedì dopo, quando lui fa la denuncia, a distanza di 5 giorni dalla scomparsa. Cioè, c'è una serie di cose che non torna niente, cioè diciamoci la verità, di queste dichiarazioni che ha fatto non torna proprio niente. L'unica cosa che torna è che sta cercando dei documenti di Greta quando Greta è sparita, invece che cercare Greta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.